Ecco, è bellissimo. Vincenzo, tu sei stato un grande amico di Federico, veramente, gli hai voluto veramente bene. A 20 anni della sua scomparsa, no? Che sembra un'eternità, che cosa manca di più dentro Cinecittà, dentro il Teatro 5 oggi con questa intitolazione? C'è ancora la sua presenza qui per i viali, La sua secondo te? presenza sarà permanente in questi viali, perché non si può immaginare Cinecittà senza Fellini e Fellini senza Cinecittà. Questa non era solo la sua casa, diciamo, la sua casa di lavoro, era proprio l'androne del mago, il luogo dove tutto si compiva, dove tutto creava. Se aveva bisogno di fare il mare o di costruire Via Veneto, era il luogo dove i paesaggi venivano creati addirittura. Veniva creato non solo un paesaggio fantastico, ma veniva creato veramente una memoria che poi sarebbe rimasta in tutti. Venivano create le visioni di Fellini, ma visioni che erano profezia e nello stesso tempo realtà. Che Fellini è stata una persona che ha raccontato la realtà come se fosse una visione. Cioè lui diceva sempre che l'unico vero realista è il visionario. Ecco, in questo era la sua grande genialità. Una volta Simenon scrisse 3 pagine per introdurre un libro fotografico su di lui, dopo che l'aveva sostenuto dalla Dolce Vita, per la Palma d'Oro, la Dolce Vita a Cannes. E Simenon scrisse 2,5 pagine. Federico scrisse: l'unico vero realista è il visionario. Una frase semplice, semplice. Furono tutto quello che scrisse per introdurre questo libro fotografico sul suo cinema. Però in quella frase c'è tutto Fellini, c'è tutto quello che ci sarà, c'è stato e ci sarà sempre di Federico Fellini. Grazie Vincenzo. Ma scherzi.